Ben trovati e benvenuti al punto sulle notizie realizzato da Vivicentro Network, direttore Mario Vollono. Nella mattinata odierna, all'esito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli, Direzione Distrettuale Antimafia e i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Napoli hanno eseguito una misura cautelare personale emessa dal GIP del Tribunale Partenopeo nei confronti di 15 indagati, tutti appartenenti al clan d'Ausilio, operante nei quartieri di Cavalleggeri d'Aosta, Bagnoli, Coroglio e Dagnano del capoluogo, ritenuti gravemente indiziati a vario titolo di associazione di tipo mafioso, omicidio, lesioni personali, detenzione illegale di armi, estorsione, favoreggiamento, ricettazione ed altro. L'11 maggio 2016, il detenuto d'Ausilio Felice, figlio dello storico capo clan d'Ausilio Domenico, detto Mimì o sfregiato, lasciava la casa di reclusione di Tempio Pausania, Sassari, ove stava scontando la pena dell'ergastolo per i reati omicidio e associazione di tipo mafioso, per godere di un permesso. Una volta uscito dal carcere, autorizzato a recarsi presso l'abitazione della sorella libero e senza scorta, di fatto d'Ausilio si rendeva immediatamente irreperibile. D'Ausilio Felice, sebbene in clandestinità, imponeva il suo predominio per riconquistare il controllo delle attività criminali sui suddetti quartieri e fin da subito si registrava una escalation di violenze con stese, pestaggi, atti intimidatori e dimostrativi posti in essere da soggetti a lui riconducibili per la ripresa della gestione delle attività illecite sul territorio, in quel momento appannaggio del gruppo Bitontunappi. Inoltre, sono state documentate numerose estorsioni in danno di attività imprenditoriali e commerciali, imprese edili, bar, officine meccaniche, lidi balneari, parcheggiatori abusivi, prostitute ed ormeggi di barche, con il pagamento, con cadenza periodica o una tantum, di somme di denaro tra 100 euro e 50.000 euro. Termina così il nostro momento di informazione. Chi volesse approfondire le news ascoltate può trovarle con tutte le altre news più interessanti del giorno sul nostro network vivicentro.it e nelle nostre edizioni regionali e sportive.